È stato in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo che il campus universitario del Pionta ha aperto le sue porte all'associazione Autismo Arezzo per un incontro dal titolo Autismo, Inclusione, Cittadinanza Universitaria, Comunità in Apprendimento. Per me questa è stata una giornata molto importante per due motivi. Innanzitutto perché noi stiamo lavorando insieme al professor Orefice ad uno sportello, ad un punto inclusione. Va bene. Vogliamo garantire a tutti i soggetti portatori di diversi disagi o disabilità di avere cittadinanza universitaria. E l'altra questione è che noi formiamo, va bene, educatori e consulenti educativi a disposizione del territorio e che noi chiamiamo educatori inclusivi, va bene, o consulenti che si occuperanno dell'inclusione. L'evento è stato anche l'occasione per una riflessione, ma soprattutto per un confronto con le famiglie di persone affette da autismo. Ormai questo settore dell'assistenza altamente professionale, quindi di terapisti, educatori, per le persone con disabilità o fragilità, sia intellettive che non, è una delle grandi sfide del futuro, quindi non mancherà assolutamente il lavoro. Le famiglie cercano figure di questo livello qui, cercano certezze, per questo è ancora più importante che questo percorso parta dall'università. Ecco, noi il nostro appello è che questi ragazzi non si perdano per strada e cerchino comunque un confronto con il territorio, con le famiglie, vogliano conoscere. Dopodiché secondo me sarà facile, perché lavorare e assistere le famiglie, i ragazzi e le persone con disabilità è comunque un lavoro che dà enormi gratificazioni al di là della fatica.